Best in Roma è pieno di top player, e allora salutiamo un top player, lo vedi in giro qua perché non ne vedo nessuno. Neanche allo specchio, purtroppo. Enrico J, con cui scherziamo quasi sempre, è un piacere. Ciao Enrico. Piacere mio, ciao Giacomo, un saluto a tutti e un grande abbraccio a Pietro Di Lorenzo. Senti, 10 anni di investing, e quindi si parla anche di numeri 10. Un numero 10 della tua squadra, diciamo così, per la quale simpatizzi vagamente? Vabbè, tacciamo queste cose. Il numero 10 è solo Pietro Di Lorenzo, okay. Che crede, che traina la squadra e che soprattutto vince perché, nonostante quanto si potesse dire, chi c'è ha ragione, chi non è venuto ha perso, e soprattutto la presenza batte l'assenza, perché siamo ancora tantissimi. Aziendalista Cubi, quanto basta Enrico, ma è giusto che sia così. Senti, come è cambiato il mondo dell'investimento, del trading, del risparmio in questi 10 anni? Come lo vedi? Lo vedi migliore, lo vedi peggiore? È troppo semplicistico dire migliore e peggiore? Com'è la situazione? Lo vedo esteso, allargato, perché c'è più utenza e più prodotti, e quindi c'è più bisogno di formazione. Perché purtroppo i tantissimi prodotti e le tantissime opportunità sui mercati diventano un'arma a doppio taglio, quindi dobbiamo continuare a esserci e a dare il meglio per quanti si avvicinano ai mercati finanziari. Tu peraltro hai una, diciamo, classe a cui racconti, insomma, spieghi gli aspetti della tua attività. Loro ti chiamano anche prof, professore, e mi pare di aver capito che ci sono i giovani, ma ci sono anche quelli un po' meno giovani. Che cosa mi verrebbe da chiederti? Ovviamente loro hanno molto da imparare, ma forse anche tu durante queste lezioni impari qualcosa da loro. È così? Imparo che le sorprese non finiscono mai, nel senso che io cerco di orientarmi molto sul portafoglio azionario, e quindi vedere ragazzi giovani che, anziché credere a favole, a statistiche impossibili, si interessano a dati di bilancio, a dati fondamentali di società, e cominciano a capire che il loro grandissimo vantaggio è il tempo, l'interesse composto, la scelta di buone azioni a prezzi bassi. Se si riesce a capire questo, anche un giovane da subito può iniziare a essere presente sul mercato azionario con il tempo che lavora per lui. Due battute finali su quello che fai e che stai per fare qui a Investing. Come ti spreme questa volta, questa edizione, il buon Pietro? Ma buon Pietro mi ha chiesto due interventi che ho già fatto, uno relativo proprio alla costruzione di un portafoglio azionario, quindi gli elementi base per iniziare, e l'altro l'ho voluto dedicare al rovescio, cosa non fare, cioè il mio intervento si è intitolato Le tre bugie nel trading, quindi tre metodi, tre statistiche, tre principi che sembrano incrollabili ma che non lo sono. Il trading è molto personale per certi versi. E dicene una di bugia, dai, prima di salutarci. Sono tre, una, mezza. Rapporto rischio-rendimento 1 a 3 per avere una matematica prospettiva favorevole. Non sempre è così. Unger, campione del mondo, diciamo profeta del money management, dice che non è esattamente così. Anche un rischio-rendimento 1 a 1 è un qualcosa di ottimale. Grazie Enrico J, top player di Investing Roma. Buon investing e alla prossima. Giacomo, grazie a te, buon lavoro. Un grande saluto forte a tutti.